Io faccio un po' parlo a nome della Società Herpetologica Italica che ha curato la fase di report per quanto riguarda anfibi e rettili. Anfibi e rettili in Italia, l'abbiamo già detto in tanti modi, l'Italia è il paese europeo probabilmente con la biodiversità maggiore, questo vale anche per anfibi e rettili, di cui abbiamo una gran parte di specie endemiche e sicuramente il numero maggiore di specie di tutti gli altri paesi europei, tra cui anche un genere endemico, salamandrina, che effettivamente è anche il simbolo dell'Unione Zoologica Italiana. Oltre al numero di specie, l'Italia contiene anche, la fauna italiana comprende anche delle specie, tra virgolette, fossili, come testimoniato dalla distribuzione, i geotritoni che hanno i loro parenti più prossimi in California, il proteo che ha i parenti più prossimi negli Stati Uniti orientali, gli ululoni che hanno parenti prossimi in Cina, quindi si tratta di gruppi animali di antichissima origine, che testimonia anche il fatto che probabilmente possono essere più delicati di specie evolute più di recente. Chi studia gli anfibi e rettili in Italia, essenzialmente gran parte degli erpetologi, non tutti ma molti, confluiscono nella Societas Herpetologica Italica, che ha ormai 21 anni di vita. È una società appunto fondata nel 1993, abbiamo circa 250 soci attivi. Si organizzano congressi biennali, e ormai siamo arrivati al decimo, pubblica gli atti di questi convegni, organizza convegni di scala regionale oppure tematici, l'ultimo è stato sulle tartarughe in Abruzzo, ha pubblicato un atlante nazionale, pubblica una rivista scientifica internazionale con Impact Factor, ha delle commissioni che si occupano di emergenze specifiche. Svolge attività didattiche e divulgative, collabora con ISPRA e col Ministero per le autorizzazioni in deroga alla direttiva e molti dei suoi soci hanno collaborato agli assessment delle liste rosse internazionali e nazionali. Diciamo che è una società scientifica relativamente giovane, molto attiva, per il futuro siamo, diciamo, ancora molto ottimisti. Cosa si sa di anfibi e rettili in Italia? Direi abbastanza. Nel senso che due volumi della fauna d'Italia, redatti in gran parte da soci della Società Herpetologica, riassumono tutte le conoscenze note fino a questo momento. Abbiamo anche delle buone conoscenze di tipo corologico, perché un atlante di distribuzione di anfibi e rettili è stato pubblicato a scala nazionale su una griglia di 10 km di lato e direi che presenta un quadro molto attendibile della distribuzione. Ha ovviamente dei limiti, uno dei limiti è che è aggiornato al 2005. Ai tempi non c'era Google Earth e c'erano pochi GPS, quindi la georeferenziazione, come già stato detto stamattina, era basata sulla griglia e molte volte non si riesce a ritornare al punto originario. E gli aggiornamenti successivi, non essendo frutti di un progetto, sono un po' disomogenei. Aveva comunque anche dei pregi perché tutti i dati sono ben tematizzati e quindi noi siamo in grado di sapere quali dati corrispondono, quali punti corrispondono a una località oppure no, quali dati sono dubbi oppure no. Questo è un po' il quadro che è emerso dall'indagine condotta nell'ambito del monitoraggio. Anche qui vediamo un effetto penisola inverso, nel senso che i rettili tendenzialmente sono più frequenti al sud che al nord, mentre gli anfibi, che hanno ovviamente delle caratteristiche ecologiche diverse, hanno un quadro un po' diverso. Poi abbiamo dei buchi un po' troppo bianchi, soprattutto in corrispondenza di alcune regioni dell'Italia centro-meridionale, e questi sono sicuramente difetti di ricerca in via di risoluzione. Pensiamo che questo quadro sarà molto migliorato perché proprio nelle prossimissimi giorni la Società Herpetologica gestirà la pagina di ornito.it per la raccolta di dati online. Mi preme fare una precisazione sulle banche dati. Le banche dati non finiscono nel momento in cui il dato confluisce nella banca dati. Questi dati devono essere validati, devono essere aggiornati, quindi le banche dati vengono continuamente modificate in base alla crescita delle conoscenze. Nel momento in cui arrivano tanti dati in una banca dati, se non vengono controllati, forse è meglio non averli. Per
tant'è che nel nostro lavoro fatto per ISPRA rispetto a Anfibiaretti, anche banche dati di regioni evolute, e non faccio l'esempio, non parlo della mia, avevano un sacco di dati vecchi, sbagliati, che nessuno è mai riuscito ad andare a correggere. Queste cose sono molto complicate da gestire, ma devono essere gestite con dei processi un po' più rigorosi. Anfibi e rettili sono animali a rischio? In questo caso i due gruppi sono molto differenti, nel senso che i rettili sono indubbiamente meno sensibili degli anfibi. Non abbiamo delle statistiche a livello mondiale per i rettili, perché gli assessment IUCN non sono ancora completi, però abbiamo una stima media di specie minacciate per quanto riguarda gli anfibi mondiali nell'ordine del 41% delle specie. Quindi vuol dire che mediamente almeno gli anfibi non stanno per nulla bene. In Italia abbiamo delle cifre del tutto paragonabili, nel senso che si stima che circa il 36% delle specie di anfibi e il 19% delle specie di rettili ricade all'interno di una delle categorie di minaccia dell'IUCN. Questo è testimoniato anche da un'indagine che riprenderò poi domani per quanto riguarda il monitoraggio. Si stima che intorno all'11% dei siti riproduttivi di anfibi in Italia sia scomparso negli ultimi 20 anni, con un maggior numero di siti scomparsi pari al 15% nella regione biogeografica mediterranea. Detto questo, sembra appropriato, contrariamente a quanto abbiamo visto stamattina per gli invertebrati, il fatto che i 3/4 delle specie di anfibi italiani e oltre la metà dei rettili siano inclusi negli allegati della direttiva Habitat. Per questi gruppi la direttiva Habitat effettivamente centra l'attenzione mediamente sulle specie giuste. Qui molto brevemente i risultati della lista rossa italiana, con la specie più minacciata, che è la lucertola delle olie, ormai relegata a 4 scogli a largo appunto delle isole principali delle olie. Ma perché anfibi e rettili sono animali così vulnerabili? Questa è una foto di una qualsiasi zona della pianura padana, ma non solo, tratta da Google Earth. Vediamo che non esistono, per superfici di decine o centinaia di chilometri quadrati, non esiste più traccia di ambienti naturali. Tutto il suolo è o urbanizzato o coltivato intensivamente, pochi frammenti di habitat più o meno naturali ancora presenti, tutti isolati tra loro. Anfibi e rettili hanno capacità di dispersione molto limitate, per cui questi piccoli ambienti sono soggetti a forti estinzioni locali che poi non possono più essere reversibili, in quanto questi animali raramente hanno la capacità di ricolonizzare ambienti da cui sono scomparsi. Le pressioni e le minacce sono ricorrenti un po' in tutti i gruppi. Indubbiamente le modifiche agli ecosistemi sono la causa più importante. Una causa importante è l'agricoltura, che peraltro è correlata alla modifica degli ecosistemi. Molto importanti sono poi i processi naturali, soprattutto per quanto riguarda le zone umide. Le zone umide originariamente si formavano, scomparivano e se ne formavano di nuove. La dinamica attuale, regolata dall'uomo, non permette più alle zone umide che si interrano di essere sostituite da nuove zone umide. Le lanche nuove non si creano più e quindi qui abbiamo un problema veramente notevole. E poi un problema grosso è quello della selvicoltura, e ha una problematica polarizzata, in quanto da un lato la selvicoltura può danneggiare gli ambienti aperti, in parte perché c'è un rimboschimento naturale, in parte per i rimboschimenti che vengono fatti molto spesso senza pensarci, e dall'altro invece la gestione dei boschi che può creare problemi ai pochi boschi maturi che ancora abbiamo. Per cui diciamo che la superficie boschiva in Italia è molto estesa, ma di boschi buoni ne sono rimasti pochi. E poi una sciagura di proporzioni non indifferenti, soprattutto per quanto riguarda gli anfibi, è dovuto alle specie introdotte che hanno poi caratteristiche invasive. Una delle prime sciagure possono essere specie anche non alloctone in senso lato, quali possono essere le nostre trote, però vi assicuro, perché per gli anfibi dei torrentelli appenninici, quando c'è una trota le popolazioni possono scomparire, e in Italia è pieno di gente che si premura di seminare trote dappertutto. E poi altre specie ancora forse più pericolose, una delle quali è sono i gamberi esotici, in particolare il gambero rosso della Louisiana.
Un impatto ancora da valutare, ma sicuramente a livello di minaccia futura veramente potente, è quello di alcune specie introdotte di anfibi. Ci sono alcune rane verdi che si ibridano con le specie autoctone, quindi facendo perdere la loro specificità, ma poi soprattutto che si comportano da vettori per delle malattie, in particolare la chitridiomicosi, un fungo che sta sterminando gli anfibi un po' dappertutto nel mondo. Quanto per arrivare al nostro lavoro, sono stati valutati i parametri chiave per stabilire lo stato di conservazione. Diciamo che il parametro range areale si è dimostrato poco sensibile, in quanto in una scala temporale ridotta non si vedono delle contrazioni così macroscopiche da poter essere rilevate, e soprattutto si può vedere differenza nell'areale non tanto nell'estensione dell'areale, nel range, quanto nella quantità di cella all'interno del quale la specie può scomparire, quindi nella cosiddetta area of occupancy della IUCN. La valutazione degli habitat, intesi non come tipologie di habitat dell'allegato 1, ma come habitat idonei alle specie di anfibi e rettili, è stata fatta quasi completamente sulla base del famoso giudizio esperto, che effettivamente alle volte diventa vicariante di mancate conoscenze. Quindi chiedendo molto semplicemente a molti dei nostri soci, per le specie che loro stanno studiando, che cosa hanno visto negli anni in cui si sono recati sul campo e soprattutto come stanno evolvendo gli habitat idonei. E poi il parametro popolazione, che è una grande incognita, in quanto non esistono dati demografici sufficienti per stabilire neanche un trend per quanto riguarda le specie erpetologiche nazionali, e se posso permettermi una interpretazione personale, non esisteranno probabilmente mai, anche perché si tratta di gruppi animali che hanno delle fluttuazioni di tipo che noi non conosciamo, per cui possiamo un anno andare in un sito e trovare tantissimi animali, l'anno dopo non vedere neanche nessuno e pensiamo sia estinto, dopo 2 anni è di nuovo pieno, per cui sono dinamiche che saranno molto difficili da ricondurre a dei trend reali. Per quanto riguarda appunto quanto abbiamo visto, per gli anfibi l'unica specie per cui l'areale si è ristretto in modo significativo è stato il pelobate. Gli habitat vedono che per circa il 40% sono considerati in uno stato di conservazione non soddisfacente, e la stessa percentuale vale per il criterio popolazione per quanto riguarda gli anfibi. Sono un pochino migliori i dati per quanto riguarda i rettili, in quanto giudizi negativi rispetto all'areale si hanno soltanto per poche specie. L'habitat è sfavorevole in un numero inferiore di casi rispetto agli anfibi, nel 30% delle specie, e anche per quanto riguarda il parametro popolazione, solo il 18% delle specie, circa un quinto, è considerata, a giudizio degli esperti, in uno stato di conservazione sfavorevole. Nel complesso, nel breve periodo considerato, si valuta che circa il 40% delle specie di anfibi abbiano uno stato di conservazione inadeguato o cattivo e circa il 60% siano stabili. Salvo le specie introdotte, nessuna sicuramente ha un trend positivo. Invece per quanto riguarda i rettili, come abbiamo visto, i parametri sono un pochino migliori. 3/4 delle specie è considerato in uno stato di conservazione favorevole nell'ambito del periodo considerato, mentre 1/4 non lo è. Per quanto riguarda il futuro, diciamo che l'idea degli erpetologi rispetto alla conservazione nel medio-lungo periodo dell'erpetofauna italiana non è troppo favorevole, nel senso che per tutti i gruppi e per tutte le regioni biogeografiche abbiamo una fetta consistente di specie che sono considerate a rischio nel futuro. Un po' di meno nella regione alpina, che è anche la regione però meno idonea a ospitare specie di anfibi e rettili, e chiaramente un po' di più nella regione continentale, anche perché quella con la pianura padana, che ha molte specie ma un fortissimo impatto dal punto di vista antropico. Concludo brevemente. Allo stato attuale direi che le conoscenze sono per lo più insufficienti per una valutazione oggettiva, ovvero facendo meno ricorso possibile al giudizio esperto per quanto riguarda lo stato di conservazione delle specie erpetologiche di interesse comunitario.
Ci sono ancora delle lacune da colmare per quanto riguarda le aree poco indagate, ma bisogna anche fare attenzione a quello che è stato evidenziato questa mattina. Bisogna poi anche verificare la presenza laddove la specie era stata segnalata, altrimenti, come è stato correttamente detto, noi abbiamo un aggiungersi di quadranti di presenza delle specie, quindi gli areali sostanzialmente crescono, ma non teniamo conto di dove la specie non è più confermata, in parte perché probabilmente non c'è davvero più. E in questo credo che la raccolta di dati online, soprattutto corredata da fotografie, perché i dati che arrivano devono essere valutabili, aiuterà molto per il prossimo, per il successivo report a rispondere un pochino a queste risposte. Per quanto riguarda gli habitat, invece, è indispensabile un monitoraggio dei siti, in particolare quelli riproduttivi degli anfibi, perché solo lì noi siamo in grado di valutare, poi con dei numeri reali, qual è l'entità del declino e quant'è l'intensità del declino stesso. Per quanto riguarda invece il discorso popolazione, non credo che riusciremo appunto mai ad arrivare a dare dei numeri significativi, ma credo che potrebbe essere molto significativo, invece che ragionare su griglia, ragionare su popolazioni. L'identificare il numero di popolazioni è una cosa relativamente semplice, raccogliendo un numero di dati sufficiente. Se questi rilievi sono fatti in modo secondo un disegno prestabilito, potranno anche dare dei risultati molto incoraggianti. Allo stato attuale mi occupo di Natura 2000 da oltre 20 anni, quindi effettivamente ho un'idea in proposito. Riteniamo che la rete Natura 2000, così com'è allo stato attuale, non garantisca nel lungo periodo la conservazione di gran parte delle specie. Questo perché non basta aver individuato i siti che hanno, da un lato, effettivamente, se non impedito il degrado, almeno ridotto, questo sì, il degrado dei siti. Però siamo di fronte, soprattutto in alcune zone geografiche, a evoluzioni anche naturali che necessariamente richiedono gestione. Quindi proteggere quello che c'è senza fare niente nel medio e lungo periodo non è sufficiente a garantire la conservazione delle specie. Occorre quindi passare a una fase successiva, quella delle cosiddette misure di conservazione o misure gestionali attive, senza le quali sicuramente questi animali non li salviamo. Vi faccio vedere quest'ultimo esempio e poi concludo. Questa è la popolazione, è il trend demografico di una delle poche popolazioni di anfibi che stiamo monitorando da oltre 10 anni. Vedete che abbiamo avuto, dopo un intervento LIFE, una popolazione che per alcuni anni è stata sotto i 20 individui riproduttivi. A quel punto ci siamo chiesti come mai questa popolazione, nonostante gli interventi, non decolla. E ci siamo accorti che forse c'era una predazione eccessiva sugli stadi larvali. Abbiamo preso una misura gestionale, semplicemente abbiamo preso le ovature di pelobate e le abbiamo messe dentro delle gabbie all'interno del loro stesso stagno. Nel giro di 2 anni siamo passati a 150 individui riproduttivi e l'anno dopo, che non è mostrato, a 300 animali. Un intervento gestionale che sembra aver risolto il problema. Purtroppo nel 2013 è arrivato il gambero rosso, quest'anno non riusciremo a fare il monitoraggio per mancanza di fondi, quindi io mi aspetto che nel giro di 2 o 3 anni, se nessuno interviene su questo stagno, il pelobate non ci sarà più. E questo la dice anche lunga su cosa vuol dire avere dati numerici. Di fronte a animali che hanno questi trend demografici, contare semplicemente gli animali difficilmente ci darà indicazioni vere sul loro stato di conservazione. Vi ringrazio per l'attenzione.